alle cose serie. Chiaramente quando Gigia ha proposto all'amministrazione il patrocinio di questa serata è stato irrinunciabile aderirvi e sostenerla, perché è un'iniziativa seppur collaterale a quella che è l'abituale attività della polisportiva, quindi la preparazione atletica, è un'iniziativa importantissima perché la conoscenza della corretta alimentazione e della nutrizione fa parte del benessere di tutti, prima, durante e dopo l'attività sportiva. Allora, parto subito e ringrazio soprattutto la polisportiva Cernoschese, Fidel Comoletto, Fidel Lombardia, perché io da qui sono cresciuta, quindi grazie al comitato provinciale, soprattutto poi crescendo nel comitato regionale, mi hanno dato la possibilità di imparare il più possibile. Allora, prima e durante e dopo l'attività sportiva, che cosa succede prima e durante l'attività? Ok, abbiamo avuto prima dei problemi tecnici. Allora, prima, allora tutto quello che sta prima è la parte del programmare. Quello che ci sta durante, insegnare, allenare, lavorare, quello che fate tutti i giorni sul campo, e dopo non tralasciare nulla, che sarà poi la parte forte di questa mezz'ora. Siamo venuti questo venerdì sera, grazie a chi ha desiderato tanto questa serata e a chi ha lavorato proprio per organizzarla. Sono felice che mi abbia supportato proprio Maria, perché oltre alla sua bravura e anche autorevolezza scientifica sul campo, ha fornito stasera comunque dei suggerimenti pratici e che possiamo portarci tutti quanti a casa. Guardavo gli esercizi che suggeriva e sono tutti esercizi a corpo libero, a carico naturale, quindi per alcuni esercizi non servono veramente neanche degli attrezzi. Gli altri attrezzi che proponeva penso siano particolarmente economici e penso che tutti quanti a casa nostra dobbiamo avere un piccolo tappetino e per fare anche solo allungamento muscolare davanti alla televisione la sera, ben oltre dopo la corsa, o magari una piccola pose, cioè quei piccoli attrezzi, quelle piccole palle piatte che vi ha mostrato, o magari delle swissball. Le swissball sono più antipatiche, per poi una volta che le gonfiate girano per casa e occupano un po' di spazio, però potete partire dagli altri due piccoli attrezzi.